Ragazzi, bentornati su Quei Due Sul Server. Ma io stavo guardando lì. C'è Overcooked lì. Sì, ma dobbiamo ricominciare perché tu non lo conosci il gioco, no? Io non ci ho mai giocato per la prima volta. Prendo, ha detto, vai, dobbiamo giocare a questa cosa. Perché secondo me facciamo faville. Comunque, segui la storia, perché se segui la storia ti immedesimi meglio. Partiamo da zero, insieme, la campagna. Questo è il tutorial, però. Quindi, lui ci ha giocato, io no. Questo gioco è offerto da Attiva Windows in basso. La storia è basata su fatti reali. Ti sei perso. Vabbè, la solita cazzata che mettono pure davanti. Non è vero, ora ti dimostro che tu sei superficiale. La solita cazzata. Non è quello che pensa il tuo cervello. I nomi però sono di fantasia, anche i luoghi e le verdure. Vedi, non è la solita cosa. Ti ho appena insegnato a leggere tutte le frasi, le leggi solo l'inizio. Ho immaginato, se ci sta l'alpritrotta, lo so che non è un'albicocca. Strano che non sia tutto di fantasia, guarda. Ho atteso così a lungo questo momento. Abbiamo superato molte prove per ottenere questo vito premio. Però devi premere tu, perché se no non... Leggi tutto, Reddit. Guardalo, Kevin, è il celebergo Necrognamnamicon. Ok, quindi è un libro di magie, ma collegate a Bau, alla pappatoria. Cosa c'è? Bau! Cosa? È pericoloso, non dire sciocchezze. Questo libro contiene tutti i segreti dell'arte culinaria. Sciogli lo zucchero in acqua calda in una grande ciotola, poi aggiungi il lievito. Lascia che si rapprenda finché non diventa una schiuma cremosa. Bau! Con tre punti esclamativi. Aggiungi sale, olio, quindi unisci la farina. Che ricetta, eh? Perché si scioglie lo zucchero per attivare il lievito, quindi la pizza? Dici. Lavora l'impasto, poi coprilo con un panno umido. La pizza. Potrebbe. È la pizza, la più conosciuta. Così prenderà vita. Perché i lieviti prendono vita e lievitano, però sono tosse. Le fette di pane prendono vita. Prenderà vita. No, 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 cosa sta succedendo? Non può essere quello. È pane malfermo. Sono anche delle... oltre a dei pezzi di toast, ci sono anche dei cazzi. Sì, dei cazzi morsicati. Ah, le sono baguette, sono filoncini. Sì, sì, sono proprio i cazzi. Hanno pure le palline. Siete degli chef migliori del regno, se questo anche gli unici, cercate di respingerli. Io e te. Sembrano affamati, pensateci voi. Vabbè, gli vediamo da mangiare. Dai, la mangia lievita, chi esatto. Siamo noi? Ok, io sono il panda, che devo prendere? Okay. Ora porta l'ingrediente sul tagliere. Tagliere, mettilo qua. Dammela a me. Vai. Mo' con la X. Non essere convulsivo, controproducente. Vai, impiatta. Ok, prendo la lattuga, la impiatto. E io prendo questo e lo do agli zombie. Ora, insalata di pomodori. I zombie mangiano. Ingrediente 1 e ingrediente 2. Tieni. Ah, ma se non stai vicino. Ah. Non è un gioco ora, per me. Non vai, è, impiatta. Non è assolutamente un gioco per me. Non è. Non è un gioco per me. Non essere compulsivo. Tieni. Devi fare un'insalata con non pomodoro, è un gioco per me. Cetriolo e lattuga. Affanculo, porca, mignotta. Tieni, prendo qui, lo metto qui. Bravo. Affanculo, metti qua. Prendo questo, metto qui, ho pronto il piatto, vai! Vado e lo consegno, vai, prendi un cetriolo. Prendo un cetriolo, lo metto qui, sembra un cazzo. Ah, non serve il cetriolo, ferma, è inutile. Non serve, l'ho messo lì. Vabbè, per il momento... Qui, taglio il pomodoro sul piatto del... Metto qui, taglio, io affetto, sono bravo a affettare. Ormai sono estremamente bravo a affettare, guarda. Vai. Vieni, che devo fare? Metti, devi affettare quello. Se no, se non me lo dici io che cazzo. Ma sta scritto sopra. Ma dimmelo tu, che chi lo vede là? Troppo lontano. Che devo fare? Te, pia quengula, mamita. Vai, allora questa la serviamo. Allora, questo così, mi serve il pomodoro. Sta andando a fuoco qua nella mancia. No, no, stiamo andando bene in realtà. Stiamo facendo il nostro lavoro. Vai, vai, esatto. Oh, però ti devi muovere a portarmi le cose, sei lento. Stai calmo, sto prendendo tutto più veloce che posso. Sei abbastanza, io taglio i cazzi, questi sono scelti i cazzi. Ah, vedi che se premi B puoi correre, eh? Ok. Cioè puoi scattare. Allora, questa è classica, mi servono... portami le cose. Che cazzo vuol dire? Portala i piatti, vedi che sto pronto. Non ce li ho i piatti. No, guarda là. Ah, non ce li devi portare, stanno aspettando a te. Vai.
Okay. Se mi porti pure i piatti, io non riesco a fare cose. Io se li sto portando ai clienti, non li posso portare sono a te. Sono tre piatti là, guarda. Se vai, insalata, vai l'insalata, porta l'insalata. Riprendi vai, il. Tanto abbiamo fatto. Portala l'insalata, però. Ho già messo un giro. Portale, due. Però sei lento a impiattare, eh. Sei molto lento, posso dirti. Posso dire che tu sei lento a tagliare? Non è vero, non mi porti i piatti, che cazzo sono lento? Comunque abbiamo fatto. Abbiamo salvato il mondo, ragazzi. Mondo è semplice. Sì, sì, un cazzo che te frega, come vedi. Ma dai, che figo questo coso! Si va sulle cose. Questo è molto carino, mi piace un sacco, è un minigioco nel gioco. Trova la ricetta del sushi. Vabbè dai, che cazzo ci vuole, fai il sushi. Guarda, perché sennò perdi tempo. Dai. Fatti i cazzi tuoi, serviti i tuoi clienti. No, dobbiamo servire gli stessi. Dovete imparare a collaborare, ognuno i cazzi suoi, non si fa qua. Vabbè, dai, questo è facile. Questo gioco ti insegnerà a campare, te lo dico io. Ma io non c'ho il pesce. Lo devi venire a prendere. Però tu c'hai, vedi che c'hai già una porzione di... Non di sashimi di salcazzo là. Mille. Vai, tu fai il sashimi di gambero, io faccio ma il pesce. Ma non si rovina? Lo lascio fare. La madonna, 4 secondi si deve rovinare. Porco due sti gambe. Allora, vogliamo dividerci i compiti? Sì, tu fai il pesce e io faccio. Cioè, tu fai i gamberi, io faccio il pesce normale. Il problema è che tu di là c'hai i piatti, sei l'unico che c'hai i piatti. Allora, quindi... ti porto un po' di piatti quando c'ho un po' da fare. Ok. Vado in piatto, porto. Vai. Se giriamo le cose così, secondo me riusciamo a fare meglio. Va. C'è un gambero che devo tagliare. Posso lanciare? Sì, puoi lanciare, però è una pratica abbastanza barbara. Ma non potevano mettere... Vabbè, Redes si è portato avanti con il gambero che sta sul tavolo al momento. Vabbè, ha i giochi convulsivi, cioè... Eh? Cioè, mi inviti proprio a nozze. Ma non è un gioco convulsivo. Ah, madonna! Non è compulsivo, poi vedrai che se fai le cose compulsive moriamo. Oh, vabbè, io non so dove quanto tu sia arrivato avanti. Sono arrivato abbastanza avanti, però abbiamo fatto una abbiamo seratona. Una seratona. Usa B. Sì, volevo buttarti i piatti addosso. No, usa B, che corri. Sì, ma voglio buttarti i piatti addosso. Il riso, vabbè, che ci vuole. Allora, aspetta, fermati. Allora, il riso va fatto bollire prima. Va messo, lo so come si fa a sciuscire. Sì, sì, ora ti faccio vedere. Allora, io faccio il riso e il pesce. Io affetto, Ok, allora metti... C'è la gente che rompe i coglioni, occhio. In che senso? Passa in mezzo alla strada, non la vedi. Allora, questo è pronto, tieni. Vai, alga in questo piatto e... Si mette nel riso, no? Ok, alga e... Bam. Vai! Però questo sì, perfetto. Madonna, che cazzo combino! Vai, metti... Porca troia, nella bonnezza mi hai fatto iettare! No, guarda che l'hai iettato tu, mica l'ho iettato sì, io! Mi spingi! Vabbè, sembra colpa mia, non faccio niente! Non devi essere compulsivo, devi essere ordinato qua! Tu sei ordinato, io sono compulsivo, non mi cagare il cazzo, ognuno è il suo! C'è qua quadra che non cosa. Porca troia! Non so, l'ho iettato. Allora, scusami, però c'è qua quadra che non cosa, posso? Scusami, Però io ti davo il pesce. Alga, riso. Come abbiamo fatto a fatere? Abbiamo fatto una merda, abbiamo fatto. Ma tu non sai quante robe ho consegnato. Consegnato un sacco di cose. Sembra che non facciamo niente, in realtà l'importante è quello che esce dalla cucina, capito? Sì, ma potevamo fare meglio, sicuramente. Hai consegnato cose che non c'entravano un cazzo. No, ho consegnato tutte cose giù. Mi sa che gli ho dato una cosa che non c'entrava niente. Nuovo chef, ho sbloccato... È brutto che il primo che sblocchi è lo chef più... Cioè, quello che ti danno all'inizio, proprio quelle cose, è nero, è brutta sta cosa. Non nel senso che sono brutti persone di colore, ma... No, è brutto che il più scrauso che prendi è nero. Cuocere io. Grande. Ok, questo sta a posto. Dobbiamo fare un po' di sushetti con il cetriolo, però mi serve il cetriolo. Ah, te lo butto io, tu. Ma pensa da di là, tu. E ti togli dal cazzo, mi rubi i piatti. Che confusione. Ok, riso, cetriolo. C'è tutto. Ci ha bloccato il cetriolo.
Vabbè, però, vabbè, ma comunque siamo sgravissimi su gioco. Non è niente di... Adesso le arene sono... Però non ho capito... Allora, per fare il sushi, prima il riso? No, prima l'alga, poi il riso e poi il cazzo in culo. Ci sono le padelle dappertutto, non si capisce niente. Ah, è andato a fuoco la cucina, aspetta. È andato a fuoco tutto. Sta bruciando tutto. Vabbè, io faccio qua. Vai, spiccia piatti, perché tanto... Dove stanno i piatti? I piatti dovremmo lavarli. Dove stanno? In basso, vicino alla consegna, alla zona di consegna. Ok, vabbè, dai, mo li lavo io. Allora, aspetta, ti porto un piatto, vai. Dov'è la monnezza? Vabbè, ma dopo lo fai, quello... se non butto sto riso nella pentola, non la posso più utilizzare. Ti togli, ma tu stai senza un cazzo e vai in giro senza sapere... Volevo lavare i piatti. Che cazzo fai? Siamo senza piatti. Sì, però tu vai in giro, giri, incontri la gente. I piatti ci stavano, l'avevo lavati io. Ah, piatti non completati 4. Ok, allora abbiamo vinto. Ricominciamo, rifacciamo. No, perché? Voglio fare meglio, perché sennò non ci fa andare avanti. Ci dobbiamo perfezionare. Allora posso organizzare? No. Vai tu, di, okay. Prima ti dico io una cosa. C'è un senso di marcia. Ok? Questa porta di qua, è inutile che remi controcorrente perché perdi tempo. E mi viene addosso. Vabbè, allora facciamo così. Sì. Uno impiatta e pulisce i piatti che arrivano. Quindi uno fa solo il piatto, l'altro affetta. E fa il riso. E fa il riso. Va benissimo, che vuoi fare tu? Io affetto e faccio il riso. Boom. E pesce, serve un pesce. Faccio il pesce. Prendi l'alga. Ok. Di qua. Mettilo. No, cazzo, sta a finire. Vabbè, ho capito però. Allora, il problema è l'inizio. Eh sì, perché all'inizio non ci possiamo... Comunque, il problema è che ci dobbiamo dividere i compiti non in base a quello che ci va di fare, ma in base al lato. Dobbiamo fare la pasta. Che è semplice. Bisogna bollire la pasta e il pomodoro va affettato e fatto in padella. Quindi nella pentola va la pasta, nella padella va il pomodoro. I gabbiani mica ti cagano il cazzo, no? No, però c'è un po' tutto che caga il cazzo in realtà. I gabbiani... ma questa cosa è carina. Però è questo che ti cercavo di dire, cioè sono tutti per organizzare... non è un problema. Ok, passa qui. Piatti. Sto lavando, Ce l'hai i pomodori cotti? Sì, ce l'ho. Vai, impiatta qua. Pasta e... Tieni porta. Mi si è ribaltata la Madonna. La faccio io. Vai, pomodoro, perfetto, così. Ma boh. Però dai, 371. Abbiamo superato la terza stellina del Abbiamo Dio. Abbiamo stati bravi. Cosa ci aspetta nel prossimo ristorante? Vabbè, questa è un nuovo chef, il gatto brutto. Tutti brutti questi personaggi. Perché sono i primi. Però il primo. Ma tu quando sei andato avanti? Io sono arrivato tipo qua. Questo vediamo nel prossimo gameplay. Facciamo nel prossimo gameplay. Ciao!